È quasi da fare uno screen. C'è una partita a livello 8 con tutte navi di livello 8. Ah, Vabbè. finalmente, ogni tanto anche noi abbiamo qualche matchmaking più o meno Vabbè, io simpatico. faccio il mio giochino come al solito, gioco un attimino su B, poi dopo vado a supportare Allora, Demone, la un Sasha piccolo dall'altra consiglio. parte. Lui arriverà pieno di razzi e purtroppo a chi becca becca fa male perché E io lo aspetto. non ti sei ancora, come dire, trasformato in un Alland, quindi l'antiaerea diciamo Buona che questa. non è la stessa. Ma fa male anche questa. Allora, la Roosevelt, che cosa ha di particolare? Brevemente, ha un'infinità di aerei e un'infinità quindi di attacchi che può fare ai nemici, perché ovviamente se tu hai tante squadri, hai tanti aerei in una singola squadriglia e tanti HP, capirete bene che anche se perde qualcosina all'inizio, non gliene frega nulla. Continua incessante l'attacco in quella azione e quindi capirete, ripeto bene, fa male. Un incendio, doppio incendio, falla, doppia falla. Auguri, avete perso la nave. C'è stato un piacevole scontro con la Roosevelt, avevo l'Alland, c'era anche il Bonfrasca, se ricordo bene. Abbiamo avuto un piccolo assaggino. Bisogna un attimo trovare le contromisure. Va bene, sono virata secca a destra. Ok, mi Quando esce dai radar. sparano, mannaggia. Vabbè, ma comunque ha sempre i suoi limiti, eh. Ah, sì, sicuramente, voglio dire, sennò se fosse una nave immortale non avrebbe senso di essere messa. È vero che gli aerei sono quasi indistruttibili, però. Allora, io tra poco posso sparare con tutti i cannoni. Un minuto e sparo con tutti i cannoni. Insomma, se c'è l'opportunità. Niente. No, 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 questo fumo così no, non mi piace, però, eh. Timbra, che senso ha questo fumo qua? Devo sparare con un solo cannone perché avevo il lato del Tallinn. Quindi sentite anche l'incazzatura interna che ho perché non posso sparare con tutti i cannoni. Vabbè, l'ho beccato 2004, non è tanto, però magari gli altri avrebbero dato la cittadella. Non riesco a capire chi c'è nel cap. Allora, Benson Akizuki Holland, Benson Aki, un Akizuki. E un Akizuki, occhio che purtroppo l'Akizuki regna in questo matchmaking e batte tutti i cacciatorpedinieri presenti a cannonate. Era meglio l'Akazuki. Purtroppo sì, ecco lì l'Akizuki è uscito. 10 secondi e sparo con tutte le torrette. Oh, chi cazzo ha droppato? È proprio l'Akizuki, mi sa. Occhio Frasca. Sono già fermato, non so se Anche ce la io, faccio. virata snock, che okay, non arrivano. Effettivamente era un po' troppo lontano, però. Infatti. Ti caghi in mano quando hai tutti quei siluri. Allora. Non è semplice, la Bismarck non è semplice. Provo a darti una mano, fra. Demone. Occhio che arriva la caga, via l'aereo. Tra l'altro, la Bismarck ce l'ha vagamente con me. Sì, con noi. A questo punto, secondo me, conviene un attimo concentrarsi sulla Bismarck, perché 6007. Silur Assegno? Ok. uno sì. Ok, non ha riparazione, anzi sta già imbarcando acqua. Concentriamoci un po' su di lui, magari lo buttiamo giù. Poi io vedi, non capisco questi giocatori che vanno a cappare con le corazzate. Infatti. Lui ancora con le HE, che 9000. Vabbè, le HE posso gestirle. Il problema sarà quel Benson. Noi perdiamo la Vladivostok. Ecco, vedi, ognuno ha la sua corazzata che pusha. Noi abbiamo il Vladivostok e loro hanno la Bismarck. Un po' di dispersione. Arriva la portiere di nuovo, attenzione. Ok. Ok. Purtroppo qui l'antiaereo non è che mi faccia molto. Ho visto l'aereo. Ok, ora vado a cappare B. Ce l'ha con te, Frasca, ce l'ha con te. Sì, lo so. Il cap è bloccato, vuol dire che c'è ancora il Benson dentro che non molla, eh.
Eppure basterebbe poco per tirarlo fuori. Basta un radarino che non abbiamo. Dove cazzo non passano i colpi? Vabbè, il Tallinn è a 15 km. Diciamo che vi posso anche... Eccolo il Benson! Anche Zucchi ha buttato giù la Massachusetts. No! E questo non ci voleva. L'ho mancato. Asashio, disingaggia, metti fumo e vai via. Se non hai fumo hai sbagliato già dal principio a sparare. No, vabbè. Niente, regala la nave. Non ce la farà mai vincere. Ma che cavolo, dai. Se va giù lui... Tallinn a 8. Frasca, di qua non si passa. È semaforo rosso. Direi di tornare vagamente indietro. Certo, la dispersione di questa nave a lunga distanza fa paura. Mamma mia. Dobbiamo un attimo capire come cavolo fare, perché c'è il Tallinn che non... Aspetta, il Benson anche è messo male a 1000. Chi è che lo spara? L'hai sparato tu? Io. Ok, sì, sì. Vediamo se l'ultimo colpo lui mette il... Cazzo. Non lo vedo più. Ma niente, provo sul Tallinn. Pura sta cavolo di portaerei. È rimasto a pochissimo, credimi. Veramente a poco. Ho fatto 4000. Ma che cavolo. Portaerei. Ho appena spottato la portaerei. La portaerei o mi chiude il Tallinn. Sta venendo da me. Perché non possiamo fare nulla qua. Siamo un attimo bloccati. Io provo a colpirlo nel fumo, perché se continua a spammare dovrei anche pensarci. Come va, Demone? Allora, due sono le cose: o pushiamo con una ricerca idrofonica, o non lo so. Pizza all'altra parte, porca miseria. Frask, riesce a vedere dove partono i colpi del DD? Perché a 1000 punti, basta un colpo e lo buttiamo giù. Prossimo. Ci ho provato, ma dobbiamo buttarlo giù. Il Tallinn non riusciamo. Ecco, è distrutto. Ok, bravo. Il Tallinn dobbiamo buttare giù. La portieri che cavolo sta facendo? Sì, ho capito, però non è che puoi vivere perennemente nel fumo. Mamma mia. Mo qua siamo nella M. Se no, quel Tallinn mi sta veramente facendo male alla vista. Ho mancato. A me sta facendo male. Madonna, se l'ho mancato due volte. La portaerei deve buttarlo giù. A 1000 punti sta. Non posso pensare a lui. Devo pensare alle due corazzate che ho davanti. Ci serve tra l'altro anche il K appena possibile. Quel Tirpitz praticamente è full vita. Sì, ciao Pep. Occhio che ci esce da sinistra, Frasca. Quindi o lo pushiamo, o pushiamo la magi, così ci lasciamo dietro la corazzata, o ci dividiamo. Tu pensi alla Tirpitz? No, io andrei verso la magi. Ok, allora massima velocità da parte mia e andiamo sulla magi. Solo che la magi si ritira, forse ci conviene più la Tirpitz, lo sai? Vediamo. Il K anche servirebbe. Boh, vabbè. 2 ore che è lì nel cap di B. Il le capre pascolate. Vediamo se va. Non so se ci va qualcuno. Aspetta, se no sparo io. Anche se no, c'è Lady che se lo fa. Infatti, dicevo. Cioè.
Non vorrei che uscisse da... Eccolo, eccolo, sta uscendo le tirpitz, occhio, eh. Vabbè, sta sparando. Vedo. Le HE, ma tutto sto casino e poi spara le HE. Ok, allora... non so. E ci serve il cap, sbarra, c'è la Kizuki da fare anche. Dobbiamo fare un po' di cose per la verità. Buona. Mancato, perfetto. Fatto malissimo. Sto cacchio di... Beh, purtroppo ho finito in meno uno. No, dai, ma 500 non può rimanere. Ma che è sta roba qua? È illegale. Ma si può rimanere a 500 di vita? Ma siamo... la porta aerei. Vieni, vieni, bella. Però dobbiamo chiudere prima la magia. Stiamo facendo sportellate con la Tirpitz. No, oh, mi ha rotto i siluri, porca miseria, stavo per lanciargli. Assurdo. Vogliamo parlare delle secondarie che... No, dai, due rimbalzi, ma che è sta roba qua? Due rimbalzi serio? Qua mo mi droppa e mi fa male. E dai, 22 aerei abbattuti, dai. Male. Mi serve la propulsione più che altro, non per l'incendio. Spero che non mi dia falla adesso, perché sennò potrei arrabbiarmi se mi dà falla. Cazzo, questo droppa pure bene, droppa. Forse potevo evitare di riparare effettivamente. Vediamo, falla, non me la dare. Meno male. Meno male. Ma sta Tirpitz ha rotto tre quarti. La Maggi rimane... No, vabbè ragazzi, è allucinante. La Tirpitz, la Maggi non vuole morire. È immortale. Vira. Stavo pensando a un doppio colpo con Kraken. Sarebbe stato la fine del mondo, però no. Io vado giù d'incendio, purtroppo. Beh, a noi due. Caga. Mo questo mi fa un male cane con, di nuovo con aerosi duranti. Non te la do la kill, caga, così facile. Devi sudare per avere la kill. Dammi il Kraken, eccolo. No, ma ragazzi, ma questa è una partita proprio sfigata. È rimasto a 129. È capitato come a me prima. È una partita sfigatissima. Cioè, che cazzo, qua potevamo fare 6 kill più Tirpitz, però va bene. Ma che cazzo. Non è regolare. Poi questo che arriva primo con la Kizuki da dove esce? Dal Pandoro. Vabbè. 50 punti in più ha fatto. Bravo. Ok.